Un incontro veloce a porte chiuse per rassicurare lavoratori che si sentono assediati da attentati e minacce. Mario Monti esprime così la vicinanza e l'incondizionato sostegno del governo al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, e ai vertici di Equitalia. Gli atti violenti sono inaccettabili, dice il Presidente del Consiglio, ma anche molte polemiche contro chi applica semplicemente la legge sono strumentali e bisogna stare attenti perché le parole sono pietre. Per colpa della crisi, aggiunge Monti, nel paese c'è un clima difficile, ma pagare le tasse è un dovere, la lotta all'evasione è un punto fermo nell'azione di un governo che lavora per rendere il fisco meno intrusivo e che discuterà di come ridurre il peso fiscale andando a colpire chi le tasse non le ha mai pagate. Il direttore Befera ringrazia Monti, parla di grande incoraggiamento. Il nostro lavoro, dice, è ingrato, ma applica la legge nell'interesse di tutti. Basta con la disinformazione che dipinge Equitalia come una società che trae profitto ai danni dei contribuenti. Certo, in queste ore la combinazione tra crisi economica e malessere sociale è in cima alle preoccupazioni del governo. Monti da un lato puntella la sua maggioranza, ieri ha visto Berlusconi, oggi incontra Casini, dall'altro porta avanti la battaglia per ottenere in Europa qualche risultato sulla crescita. Alla vigilia del G8 americano, con la crisi greca sempre più cupa, oggi Monti si riunirà in videoconferenza con Angela Merkel, François Hollande, David Cameron e Herman Van Rompuy.